Gentili ascoltatori, buonasera. Sono le 19:10, leggermente in ritardo a causa di problemi tecnici, naturalmente non sono indipendenti dalla nostra volontà. Allora, questa è una trasmissione speciale che va in onda qui da Radio Science in collaborazione con la testata giornalistica Pianeta Oggi TV.net da Venezia, in studio qui Massimo Bonella. Dunque, cosa sta succedendo? C'è una forte crisi per quanto riguarda le radio e televisioni locali, sono a rischio chiusura. Perché, insomma, che cos'è successo? Allora, in sintesi, il discorso è questo. Erano previsti dei contributi a tutte le televisioni locali, i soldi ci sono, non c'è nessun problema, per poter, diciamo, creare delle condizioni per far sì che l'emittente possa esercitare un lavoro di informazione sul proprio territorio locale, sulla propria regione, e quindi poter stipendiare i giornalisti e mandare avanti la redazione. Ecco che questi contributi per diverse televisioni locali sono venuti a meno, oppure, non so, le briciole. È come dire, se passa un povero e vi chiede la carità, voi gli date 2 centesimi. Cosa se ne fa di 2 centesimi? Ecco, siamo anche a delle prese in giro. È il caso di Telemare di Gorizia, ad esempio, che gli è stato dato proprio delle briciole, e quindi queste televisioni, perché come la TV di Gorizia, Telemare, ce ne sono molte altre a rischio. Oh, attenzione, tanto per essere chiari, parliamo di 450 televisioni a rischio chiusura e pensate, 800 emittenti radiofoniche a rischio chiusura. Perché cosa succede? L'editore non può poi ovviamente stipendiare il personale, okay, tra tecnici e giornalisti. Questi vengono di fatto licenziati, messi alla porta. E l'emittente incomincia innanzitutto ad avere problemi di palinsesto, saltano i telegiornali, si rimpiazzano con trasmissioni informative che non sono telegiornali, ma sono delle cose già fatte che arrivano, diciamo, alle redazioni, e quindi ecco che incominciano ad esserci problemi grossi, poi anche per tutta come si dice, la gestione, il mantenere l'emittente, l'alta frequenza, i ripetitori, i MUX, gli affitti per entrare nei MUX che costano, tanto è la corrente, tanto per essere chiari. E quindi ecco che queste televisioni vengono a meno. Ora, perché i contributi sono pochi alle TV locali e tanti invece a quelle nazionali? Perché lì, diciamo, questa cosa qua viene fatta in base a dei dati di ascolto dell'Auditel, no? E qui mi fermo perché poi qui vi può spiegare meglio il presidente dell'Area Antonio Diomede, che per problemi tecnici noi non riusciamo ad averlo in collegamento da Roma, era previsto, ma non riusciamo proprio a collegarci, non si riesce a capire se è un problema di blackout di linee, non riusciamo a capire cosa stia succedendo questa sera. Allora noi dopo comunque vi proponiamo una sintesi della manifestazione che è stata fatta a Roma proprio per la tutela delle TV locali, perché l'Area, che sarebbe, diciamo, sono le radiotelevisioni europee associate, il sindacato, insomma, che tutela queste emittenti, con a capo il presidente Antonio Diomede, che a tutta forza sta cercando a spada tratta a difendere queste realtà, a difendere migliaia di posti di lavoro. Potete capire che di fronte a questa situazione ci sono migliaia di posti di lavoro a rischio. Ok, in una situazione di crisi che sta vivendo l'Europa, l'Italia in particolar modo, cioè che i giovani vanno all'estero addirittura per trovare lavoro e poi non si sa come va a finire, perché insomma uno dovrebbe il lavoro trovarlo a casa propria. È inutile, vi faccio un esempio per capirci, è inutile che io vada a bere il caffè a Trieste quando sono a Venezia, andrò nel bar che è di là della strada, il più vicino, ma queste sono cose ovvie, e quando dico ovvie intendo ovvie. Ok, cosa sono queste politiche che sono inventate di mandare in giro la gente, i giovani? I giovani devono rimanere in Italia, devono portare avanti l'economia italiana, devono lavorare nel proprio paese, devono condurre soprattutto, che è poi la cosa più importante che io la porto immediatamente al primo posto, devono condurre la famiglia, i figli, eccetera. No, che poi il marito se ne va via e a casa succede il caos, perché così la famiglia deve essere unita.
A tale proposito, non capisco come mai anche la Chiesa non scende in campo a tutta forza per cercare di difendere questa situazione, perché qui stiamo vivendo proprio di queste cose, di questi casi. Allora, perché dove si potrebbe assorbire dei giovani, no, dargli lavoro nelle emittenti locali, dobbiamo adesso togliere i contributi e limitarli con tutti questi giochetti qua? Cioè, perché deve succedere questo? Perché devono succedere queste cose qua? Poi un'altra cosa, a rimanere a piedi, cioè a fare le spese, non sono solamente le televisioni locali, le emittenti radiofoniche locali, parliamo di quelle terrestri anche, perché adesso con il web satellite ci fa un po' di confusione, quelle solite, classiche, che sono sempre state, sono sempre esistite, che hanno creato il vero pluralismo negli anni 80, anni 70. Ok, ecco. Allora succede questo, che queste emittenti qui sono a rischio e oltre a chiusura, alla loro chiusura, ma c'è anche il personale che va a casa, dicevo, a fare le spese sono anche le associazioni, i comitati, gli artisti, tutte quelle persone che hanno voglia di fare, che portano avanti delle opere, portano avanti dei messaggi per il sociale che non sono da poco, ok? Messaggi per la tutela dell'ambiente, insomma, del pianeta, un po' come fa anche la trasmissione Pianeta Oggi Report, quella che mandiamo in onda anche qui su Radio Science. Ecco, a fare le spese sono anche loro, perché non credo che queste realtà poi trovano lo spazio in qualche network, a Canale 5, dico questo nome qui per intendere un po' tutto no? L'impero del monopolio che c'è in Italia. Non credo che trovino spazio su quelle emittenti là, ok? Sono le regionali che parlano del proprio territorio, delle iniziative, del proprio, come dire, del quartiere dove abitate, che vi raccontano cosa succede fuori di casa. Ma non solo, le emittenti regionali sono anche in grado, con alcuni speciali, alcune finestre, noi chiamiamo in gergo tecnico, di aprire anche delle informative all'estero, cioè cosa succede anche all'estero, la pagina dell'estero, la pagina anche del nazionale, oltre naturalmente in modo particolare l'ambito regionale. Quindi voi potreste avere una informazione completa su tutto e scegliere quindi tra l'emittente nazionale e l'emittente regionale. Questo è il punto della situazione. Nel frattempo io devo guardare un attimo che ho degli annunci delle comunicazioni dalla regia, un attimo solo. Ecco allora, dunque vediamo se riusciamo a in qualche maniera a ripristinare questo collegamento con Roma, perché non si riesce proprio a prendere la linea, cioè non riusciamo a capire. Intanto vi ricordo che questa è Radio Science TV, sono le 19:18, a breve vi faremo ascoltare una sintesi della manifestazione che si è tenuta a Roma per la tutela delle radio e televisioni locali, che è stata realizzata, organizzata proprio dalla REA, Radio Televisioni Associate, Radio Televisione Europea Associate, con il presidente Antonio Diomede. Oltretutto ricordo che lui è anche oltre ad essere giornalista, poi è anche un tecnico che conosce perfettamente anche tutto il discorso delle frequenze in Italia. Perché questa situazione, vi do un'altra informazione in più, cioè questa situazione grave che si è venuta a creare è solo qui in Italia. Perché all'estero anche l'emittente locale, anche localissima, potrei farvi degli esempi anche qui, subito dopo il confine con Trieste, sono tutelate, hanno la loro frequenza, la loro programmazione, la redazione lavora, ma non ci sono questi problemi qui. Ok? Non esistono questi problemi. Problemi che portano via tempo, portano via energie, perché la gente si stanca, deve sempre diventare matta e alla fine non riesce più poi a curare la linea editoriale dell'emittente. Perché deve, non so, io dico se si può andare avanti così. Ecco, è solo in Italia questa situazione qui. Andiamo a vedere per esempio le frequenze. Quali frequenze, diciamo, cioè le frequenze migliori a che emittenti sono andate e quelle peggiori dove subiscono interferenze di là dell'Adriatico a chi sono andate? Ecco, basta vedere un po' questa situazione qui, o vedere qualche altro giochetto ancora, che si fa presto a fare 2 più 2 fa 4. Si fa presto, se tanto mi dà tanto, si fa presto a capire insomma che cosa sta succedendo.
Abbiamo ad esempio una banda come la M, modulazione di ampiezza, che va benissimo, che almeno lì ritrovano le emittenti locali spazio, da poterla fare in stereofonia. Per chi non lo sapesse, perché quando dico la M in stereofonia molti si mettono a ridere, qua bisogna informarsi, cari signori. Andiamo a vedere negli Stati Uniti di là, andiamo a vedere nell'America cosa sono le AM, come sono organizzate, la stereofonia in AM. Perché qui non si può fare? No, non si capisce queste cose qui. Allora, sono domande che io faccio domande a questo punto qua, le metto qui sul tavolo, e sono domande ben precise. Allora, perché una televisione come Telemare di Gorizia deve essere col personale a casa, quando abbiamo una televisione unica a Gorizia provincia, e quindi di lavoro ce n'è? Allora ce n'è tantissimo di lavoro per quel territorio, che poi è un territorio anche storico, cioè lì è un territorio particolare perché ha tanto da dire della sua storia, quindi si potrebbe anche aprire nuove trasmissioni a taglio giornalistico. Raccontare cosa ha patito Trieste nel dopoguerra, le foibe, il Carso, la Grande Guerra e avanti così. Ce n'è da dire. E abbiamo una redazione a casa perché i contributi sono venuti a meno a Telemare di Gorizia. Ma vi pare che sia normale? Nel 2000 che accadono di queste cose, vi pare che sia normale oggi nel 2018 parlare che le TV locali in Italia sono a rischio perché qualcuno deve farsi il monopolio in assoluto e basta? No, ma cioè, è normale questo? Sono le 19:21. Io a tale proposito, prima di mandare in onda la manifestazione che si è tenuta a Roma, perché è interessante sentire, avrete modo quindi di sentire anche il presidente dell'Area, Antonio Diomede, quello che dice, insomma ci sono dei discorsi che vanno veramente presi in seria considerazione, discorsi molto importanti. C'è, ripeto, il personale a rischio. Lo ripetiamo ancora, 450 televisioni locali a rischio di chiusura, la gente va a casa senza lavoro e non lo trova più poi lavoro, perché non si trova più lavoro, a meno che qualcuno magari non so, ha qualche, no? Qualche conoscenza, no? Perché ormai si sa come vanno le cose. E 800 emittenti radiofoniche. Ma stiamo scherzando o cosa? Questa è la realtà. Manifestazione a Roma, adesso vi do anche la chicca, cioè vi metto la ciliegina sulla torta, come si suol dire. Ebbene, il presidente dell'Area, l'Area insomma, non è stata nemmeno convocata da Di Maio. Movimento 5 Stelle. Doveva essere il governo del cambiamento. Ma mi sa tanto che a me è il non cambiamento. Cioè, ma stiamo scherzando? Non sono nemmeno stati ricevuti da Di Maio. 19:23. Io vorrei, prima di far partire il contributo della regia, vorrei sentire un'opinione. Abbiamo qui l'editore Rosario Moreno, è di una web radio e televisione, ma comunque molto sensibile a questa causa dell'emittenza radio-televisiva locale terrestre e quindi può benissimo dire la sua. Allora, ecco, non so se ci sentiamo Rosario. No, ci sentiamo. Ciao Massimo, Intanto buonasera buonasera. Rosario. Ciao Buonasera. Rosario, anzi. Buonasera. Allora, No, volevo, cioè, una tua opinione in merito a questa situazione che si è venuta a creare in Italia nel 2000. io credo che opinioni la gente non se ne faccia, perché io vedo che oggi come oggi, ti ricordi il ragionamento che fa la gente che ragiona con la pancia, no? Io ragiono perché è il mio orticello, sto bene, sto tranquillo, eccetera, non me ne frega di chi sta nell'orticello vicino. Oggi, se noi non riusciamo a sensibilizzare la gente, le persone, a raggiungere, cioè a capire che non serve solo il tuo orticello, ma il tuo orticello insieme agli altri orticelli fanno un campo, fanno un bosco, fanno una foresta. E tutta la foresta poi deve stare bene, non solo la piccola parte, l'orticello. Ecco, Ma questo è quello che è questo è quello che è successo. successo. Scusa, c'è un ritorno, scusatemi. Questo è quello che è successo con la piccola emittenza locale. Il Movimento 5 Stelle, che doveva essere sensibile, io della Lega non mi fido più di tanto, non mai parteggiato per la Lega, avevo una certa sensibilità verso il Movimento 5 Stelle, ho seguito molto, seguo tutto quello che fa,
per l'amor del cielo, come seguo tutta la politica, facendo anche la rassegna stampa. Però la manifestazione di Roma che c'è stata, che sono andati sotto da Di Maio, sotto il palazzo, insomma, per andare su ed essere diciamo ricevuti, no? Dal vice premier, perché ci sono due vice premier, l'anomalia in Italia. Abbiamo un premier e due vice premier, è sempre esistito un solo vice premier. Però lasciando stare tutto questo, mi sta anche bene. Non sono stati ricevuti per un motivo che serviva soltanto a salvare posti di lavoro, ma soprattutto a salvare quell'emittenza, quella piccola emittenza che raggiunge tutti i piccoli comuni, che raggiunge direttamente i cittadini. Cioè sono la voce diretta dei cittadini queste piccole emittenze. È quella che non riusciamo e non si riesce a capire. Perché mentre i grandi media, Mediaset, Rai, La 7, tutto quello che vuoi, fanno un discorso generalizzato, nazionale, su grandi network, lavorano su grandi numeri, però la piccola televisione, come Telemare, parla alla gente del suo circondario, parla a Gorizia e provincia, fin dove raggiunge il suo segnale. Non parla a tutta la nazione, quindi è più sensibile alle esigenze del territorio. Allora, perché avete voluto togliere? Non è che loro hanno detto non vi li diamo più, hanno messo dei paletti, e lo spiega bene in quell'intervista a Pippo Bauto, che ha mandato in onda la REA, che ha messo la REA su YouTube, lo spiega bene che è un'assurdità pretendere da una piccola emittente che abbia 4 giornalisti e 10 persone tra tecnici e altre e 14 persone come dipendenti. Cioè è un assurdo. Come può una piccola emittente permettersi di pagare tutti questi stipendi con i relativi contributi, TFR eccetera, e poi mantenersi, perché poi ci sono i costi vivi di tutta l'emittenza, no? Dai ripetitori, il segnale, gli studi e tutto quanto. Allora hanno tirato in ballo questo, hanno lasciato in ballo questo. Facendo così hanno trovato l'escamotage per non dare i soldi a queste emittenti. Tu non c'hai queste persone, non ti diamo i soldi. Oppure ti diamo degli spiccioli. Cosa fa la piccola emittente? Chiude. Quando tutte queste frequenze si libereranno, perché quando chiuderanno le frequenze si libereranno, no, caro Massimo? A chi andranno? Poniamoci questa domanda, ragazzi, poniamocela. Andranno ai grandi network, non andrà più al piccolo, che il piccolo non troverete più nessuno che possa partecipare diciamo a mettere su un emittente radio o TV che sia, pagando una marea di soldi. Non ce la possono permettere proprio materialmente, a meno che non hai dei grandi sponsor alle spalle che ti danno 200-300 mila euro l'anno, che ti permetterà anche di mantenere e di stare bene, perché la piccola emittenza, insomma, rendiamoci conto, anche con gli spot pubblicitari non è che rientra nei costi, In effetti, se tu hai, Massimo, se tu hai notato, tutte quelle piccole emittenze che diciamo che ormai si sono chiuse erano anche a conduzione familiare, si può dire, o mi sbaglio, Massimo? Certo, ci sì, no, potremmo fare anche degli allora esempi. Io della Lega, mi fido, proprio forte di me come governo che c'è. Io sto, il governo non lo critico, sto qui e guardo cosa fa, perché gli devo dare il tempo di fare. Però della Lega non mi fido, mi fido dei 5 Stelle. E dico ai 5 Stelle, dica Di Maio, ragazzi, lo dico col cuore in mano, Di Maio, e anche il Presidente della Camera, Fico, gli dico, guardateci un attimo, ripensateci e fate in modo che queste piccole emittenti non chiudano, perché la voce del cittadino, la voce del quartiere, della via, del paese, non è la voce dei grandi network. Quindi fate in modo che non chiudano. Vi parlo col cuore in mano. Rosario Moreno di RST Science, Pianeta GTV, delle Radio Science, di questo piccolo emittente che trasmette solo sul web, perché non abbiamo le forze per trasmettere altrove, però vi dico col cuore in mano, riguardate, ripensateci, perché queste piccole emittenti non devono chiudere, perché questa gente non deve perdere il posto di lavoro. Non ragioniamo soltanto sui grandi numeri, 100.000 occupati, 200.000 occupati, ma parliamo anche di questi 2-3.000 persone che perderanno il posto di lavoro. Guardiamo anche questa gente.
Io questo è l'appello che faccio come Rosario Moreno, come cittadino di questo paese, perché non voglio domani mattina vergognarmi di appartenere a questo paese. Massimo, a te la parola, perché se continuo io poi vado fuori, perché mi sto incominciando a riscaldare con questo, argomento. Ma è comprensibile, perché sono cose che non si possono, diceva mio padre a volte, sono cose che non si possono soffrire. Quando c'è un qualcosa proprio assurdo, proprio antipatico, sgradevole, completamente ingiusto, lui diceva, sono cose che non si possono soffrire, e questa è una di quelle, ok? Perché veramente è una cosa vergognosa quello che sta succedendo. Abbiamo giovani che vanno in strada, cioè io non lo so. E poi oltretutto, torno a ripetere, anche tutte quelle associazioni, comitati, volontari, eccetera, artisti che non trovano mai spazio nell'emittenza nazionale perché loro scherzi là. Ok? Ecco, tutta questa gente qui che ha tanto da dare alla società, ma tanto, rimane a piedi. Rimane a piedi. Allora, cosa succede poi? Ognuno mai si apre un sito e lì c'è la marea di siti che diventa un minestrone enorme, no? Provate a immaginare un gran come si dice, recipiente di un gran minestrone, no? E lì dopo... Ma chi ce l'ha da padrone sono gli emittenti, diciamo, i media tradizionali, cioè quelli terrestri. Allora rimarranno solo quelli. Allora, quando io sento ad esempio certi giornalisti che dicono, che ne ho sentito uno non tanto tempo fa, di una nota trasmissione radiofonica, ha detto sì, quando c'era il monopolio solo della RAI, no, perché adesso che cos'è? Non è un monopolio questo? Oh, io a volte sento le persone, ma anche parenti che conosco, qua mia famiglia, dicono, anche colleghi di lavoro, a volte mi trovo, cosa hai guardato ieri sera? Boh, non c'era niente, ero lì che giravo, ma c'era sempre una cavolata, una diversa dall'altra, ma sempre cavolata era, no? Per non parlare poi di una marea di pubblicità scaraventata a tonfoli, cioè proprio che ti rincoglionisce quando alla fine devi andare poi a dormire, no? Tant'è vero che io sto anche valutando il discorso di chiudere la televisione e passare magari a qualche radio da satellite, no? Che almeno sei lì tranquillo e ti puoi anche un po' rilassare, o le radio. Ora abbiamo anche una realtà molto importante in AM da Trieste, Radio Diffusione Europea, che sta facendo veramente una bella trasmissione, e mi piace molto la linea editoriale, perché loro dicono, noi vogliamo tutte quelle emittenti che ormai ci sono codificate, tutte sono uguali, non cambia niente, cambia solo il nome, poi alla fine quella è la marea, no? E soprattutto è un'emittente di diffusione europea che quando fa i programmi non prende in giro il prossimo per far audience, ma dà una programmazione di spessore, un po' come poi qui la web Radio Science TV, ok? Parliamo di trasmissioni di sempre di emittenti web a, diciamo così, a getto, no? Cioè a streaming, no? Che è come se fosse una terrestre, tramite che cambia il tipo di strumento, no? Che qui siamo in, con uno strumento, diciamo, telematico, no? Ecco, mentre la mia, cioè la testata Pianeta Oggi TV, è diversa, non è a getto, non è streaming, vengono lì messi dei contenuti che poi uno si guarda, se li riguarda con calma, poi la homepage viene aggiornata di settimana in settimana. Ecco, tanto per fare un po' questa differenza. Allora, ecco, quindi attenzione, perché anche tutte quelle associazioni, mondo del volontariato, lo ripeto, sottolineo, rimarrà a piedi. Quindi questa cosa qua deve interessare anche loro. Allora, 19.34, se sei d'accordo, Rosario, io direi di partire con la sintesi, dura pochi minuti, della manifestazione che si è svolta a Roma, organizzata dall'AREA per la tutela delle RTV locali, e dopodiché andiamo in conclusione. Va bene, Massimo. Sì. Io volevo fare un tentativo, se si fosse ripristinato il collegamento, però non lo so se si è ripristinato, eccetera.
per fare un tentativo di collegamento di nuovo voi, oppure mando direttamente il contributo? Ma arrivati a quest'ora, guarda, fai una cosa, manda il contributo, poi eventualmente se ci fosse il collegamento ripristinato, partiamo col collegamento. Va benissimo, allora vado col contributo, Massimo. Poi naturalmente a te la decisione finale, che sei tu in regia centrale, che sei tu il capo in questo momento, io sono solo il giornalista. Benissimo, allora vado col contributo nel frattempo. Va bene. Dobbiamo aspettare un attimo perché lo devo riprendere. Perché ci sta, vediamo se riusciamo a riprenderlo, perché ecco, intanto io ricordo un attimo soltanto che è andato un altro video. Allora, intanto che tu sistemi, ecco, io prendo un attimo di tempo, ricordo che a Roma c'erano diverse televisioni, diverse telecamere, diversi giornalisti, c'era anche del pubblico, c'era delle persone che si fermavano lì a vedere, ci si informavano, cercavano di capire come mai il perché di questa manifestazione, ma non solo, c'erano anche i tecnici, coloro che conoscono benissimo le frequenze, i MUX. Voi sapete, ascoltatori, cosa sono i MUX, no? Ve lo spiegheremo. E quindi sapete quando si sposta un MUX addosso un altro cosa succede, per esempio, per liberare altri emittenti magari dall'estero, perché è successo anche questo, e i MUX spostati sono stati sono i MUX delle locali, non sono quelli delle nazionali. Mi sembra ovvio, no? Ecco, questa è la faccenda. Non mi avete mai sentito parlare così, nemmeno quando mi vedete sul terrestre. Se sono con questo tono è perché la situazione è davvero seria, non stiamo qui scherzando. Nessuno di noi ha voglia di perdere tempo o di far polemiche, noi vogliamo solamente lavorare con tranquillità, con serenità, ok? E portare avanti le nostre linee editoriali. Perfetto. Allora, Rosario, è pronto il contributo? Certo, adesso lo mando. Cultura di bronzo. Ottimo. La quale se va, perché sul pavimento di cemento. Non tutto sta andando fuorché quello che voglio. Insomma, questa è la serata che ci mette, come si suol dire, no? Che ci mette... Un attimo soltanto che sì. vediamo se... Guarda, non lo voglio neanche nominare perché sennò ci porta ancora più scarogna di quella che normalmente ci porta sempre. È la prima volta che provo questo sistema qua con la regia, eh. Vediamo se va... Niente. Proviamo a mandarlo in quest'altro modo, un attimo soltanto. Ok, ci siamo quasi. Va bene così. Tanto sono le 19:38, questa è Radio Saius con questa trasmissione speciale che sta ricordando il rischio che stanno correndo le emittenti radio televisive locali. Sono infatti a rischio di chiusura e con migliaia di dipendenti che rimarranno senza lavoro. Già alcuni lo sono, vedi il caso di Telemare di Gorizia. Se qualcuno ha dei dubbi, chiami pure Telemare, vadi a vedere in internet gli indirizzi e chiami e si faccia spiegare cosa sta succedendo, se è vero quello che noi stiamo dicendo qui, e si faccia dire anche i nomi di chi è a casa senza lavoro. Ci sono diverse persone a casa, una televisione unica, Gorizia e provincia, dove è un territorio che ha tanto da raccontare, sia per il discorso storico-culturale che dicevo prima, e anche perché essendo un'unica televisione, insomma, voglio dire, manca proprio un'informazione locale. Se andiamo avanti di questo passo, ci saranno delle regioni in tutta Italia senza più un emittente locale. Poi, che qualcuno abbia il coraggio di venirmi a dire che questa cosa non è grave.
È sempre gravissimo, Massimo. Sto cercando di mandare un attimino vedere il segnale, se ecco qua dovrebbe esserci. Neanche. Non riesce a partire, è una cosa strana stasera proprio. Eccolo qua, vediamo se parte così. Lo zampino del demonio, ma noi siamo peggio di lui perché non abbiamo paura nemmeno di lui. Allora, vediamo se Eccoci qua. riusciamo a farlo partire. Hai visto? Che ho detto io, Un non abbiamo attimo nemmeno soltanto. paura di lui. Avanti Savoia, avanti col contributo e noi ce l'ascoltiamo. Fate attenzione, ascoltatori, perché è molto importante. Saremo costretti a licenziare Eccoci qua, lo riprendo un dall'inizio. attimo. Perfetto, lo ingrandisco, chiedo scusa ai nostri ascoltatori, lo metto qui al centro. In questo palazzo e non Dovremmo solo in questo palazzo ci esserci, eh? sono noi, ma trasferiamo anche all'America, ci trasferiamo in tutti gli ispettorati territoriali, se ci trasferiamo nell'Agicom, se ci trasferiamo nei cor... proibire questi programmi, premiare la qualità, togliere di mezzo Auditel. Un mezzo per accentrare il potere e questo Auditel è partecipato da chi? Chi sono i padroni di Auditel? Ve lo dico io, i padroni di Auditel sono Mediaset, Rai parzialmente le altre reti nazionali minori. Ci sono delle persone che operano nel territorio per avere informazioni che non servono. Perché avete deciso di appoggiare gli interessi forti, dei poteri forti, di concentrarsi. La protesta perché è da troppo tempo che chiediamo di essere ascoltati dal Ministero e soprattutto nella persona del nuovo Ministro Di Maio relativamente a come è stato lasciato allo sbando il nostro servizio. Questa televisione, credo, cioè questa manifestazione, come vediamo, è molto, molto utile perché siamo arrivati agli sgoccioli. È stato approvato un DPR che limita la libertà di stampa, questa è la verità, e premia solo le grandi imprese e le grandi televisioni private. Di un governo del cambiamento che noi abbiamo voluto, che abbiamo sostenuto, ma che purtroppo ha dato un cattivissimo esempio. Quello di regalare alle lobby confindustriali il 95% di 300 milioni di euro in 3 anni e lasciare 1200 editori piccoli come noi sul lastrico, sulla strada che saremo costretti a licenziare 5000 dipendenti. Governo del cambiamento, vergogna! Noi dobbiamo tornare ad essere quelli che eravamo nel 1976, quando conquistammo con la sentenza 202 della Corte Costituzionale il diritto al pluralismo e il i diritto cittadini alla devono libertà di organizzarsi, informazione, non ci devono abbattendo togliere il la monopolio televisione di della RAI. casa nostra, dove Quella vediamo fu le una conquista persone che si nostra, interessano non fu una conquista di delle strade di Berlusconi, casa nostra. non fu una conquista delle lobby. Abbiamo ottenuto la libertà di questo paese col nostro sudore e non molleremo neanche di un millimetro. Di Maio, lei adesso ministro pro tempore, può darsi fra un anno, due, tre, cinque, lunga vita al ministro e al giovane Di Maio come fosse tuo figlio, ma un giorno si deve rendere conto che hai fatto un errore, l'errore di mettere sull'astrico 5.000 famiglie. 5.000 famiglie che ora ti dovranno chiedere il reddito di cittadinanza, 780 euro al mese, ISEE permettendo. È una vergogna nazionale. Il governo che doveva cambiare questo paese non ha cambiato un cavolo, sta purtroppo confermando tutte le politiche del vecchio governo.
Questa cosa deve finire. Noi non ci arrenderemo. Andremo avanti. Io vi annuncio in questo momento che a breve, forse entro il mese, a partecipare a un mega concerto che faremo a Roma, o a Piazza San Giovanni, o al Circo Massimo, di tutti i lavoratori di tutti i settori che si trovano in questa situazione, per invitando tutti i nostri artisti che stanno vicino a noi, che a noi ci amano perché gli abbiamo fatto una strada. Sappiate che tutti quegli artisti, dal più piccolo al più grande, sono passati dalle nostre radio, dai nostri passeggeri prestiti, sono nostri amici, ci sostengono. Grazie Pippo Baldo per la testimonianza che ci hai fatto, ma tanti altri ci stanno dando delle testimonianze importanti. E partiamo, abbiamo invitato Renato Zero, Antonello Vendini, abbiamo invitato Mogò, abbiamo invitato artisti di un certo calibro che ci sono vicini. Faremo questo mega concerto sulla piazza di Roma, e se avrete coraggio venite lì in quella piazza a dire la vostra, a dire qual è la vostra politica del cambiamento. Bene, la nostra sfida è la piazza, la nostra sfida è vedere esattamente quello che ancora riuscirete a fare, o meglio quello che non riuscirete a fare, per mandarvi a casa alla prossima tornata elettorale, a cominciare dalle europee. Grazie amici, noi vi salutiamo tutti, vi lasciamo. La legge mi sembra eccessiva, perché dare un peso di 15 persone a una piccola televisione, a una piccola radio, significa caricarla di spese enormi che non vengono ovviamente coperte con il rapporto col territorio, mentre l'importanza delle televisioni locali, delle radio locali, è enorme, perché allineano nel territorio, parlano dei problemi locali, c'è un rapporto di fidelizzazione del pubblico con le radio locali, le televisioni locali, molto forti. Ovviamente 5 giornalisti professionisti, 10 altri tecnici, non ci si fa, è come dichiarare la morte, mi dispiace. Dunque, riprendiamo da studio, 19.47, avete ascoltato dunque questa sintesi della manifestazione che si era tenuta a Roma il 2 ottobre scorso, organizzata dalla REA, Radio Televisioni Europee Associate, con il presidente Antonio Diomede, per la tutela delle emittenti radiotelevisive locali, perché quest'ultime sono a rischio di chiusura. Questa trasmissione è stata voluta dal sottoscritto in accordo con l'editore di Radio Science, Rosario Moreno, per informarvi di cosa sta succedendo in Italia alle radiotelevisioni locali. Trasmissione speciale condotta in studio Massimo Bonella, che vi ringrazia per l'attenzione e buonasera a tutti. Buonasera a tutti quanti, cari amici. L'ultima parola volevo la mia, no Massimo, un attimino, dire e ripetere il mio accorato appello a Di Maio, a Fico, a tutti, soprattutto alla base del Movimento 5 Stelle, di fare pressione presso il loro movimento perché si salvino questi posti, ma soprattutto si salvino queste piccole emittenti locali che sono la voce del popolo. Il Movimento 5 Stelle è stato sempre vicino al popolo, come lo dicevo, e per onestà bisogna dirlo, e questo è il momento di provarlo, di provare che siete veramente vicino al popolo. Un caro saluto a tutti quanti e andiamo con la sigla. You.